che la musica sarebbe tornata ad ascolto live e la promessa l'ho mantenuta. Siamo qui finalmente a parlare di musica, ma non solo in questa miniserie che si chiama Non conforme suoni di mezzanotte. Mi sono studiato questo titolo di una notte tempestosa, non è vero perché fa un caldo boia tormentato dai miei pensieri, dalle mie lucubrazioni, ho deciso di iniziare questa miniserie della trasmissione che voi ben conoscete, chi segue Radio Ascolto Live la conosce che non conforme. però apriamo una parentesi musicale, ma non solo, per cercare un pochettino di ampliare il discorso, di riportare la musica all'interno di Radio Ascolto Live, come promesso molto tempo fa. Comunque non abbandoniamoci soltanto al filone, tra virgolette, cospirazionista, cerchiamo anche di riportare quella che era, L'avventura, l'elemento fondante di questa radio, appunto, la musica. All'interno del discorso, però, ovviamente sono cambiate molte cose, quindi il discorso bisogna anche saperlo ampliare, rendere diciamo, più, più il composito e più anche interessante per tutti quelli che ci seguono e che magari inizieranno a seguirci dopo questa, questa nostra intervista, che è anche un bel ritorno: un bel ritorno al passato, ma non solo, un po' di passato, un po' di presente e di futuro. Quindi, Oggi siamo, come si può dire, siamo tornati dopo tanti e tanti anni. Nel, San, nel Santa Santorum del suono in un Santa Santorum un Tempio della produzione musicale e eh sì perché la verità secondo me quindi, eh, quindi dobbiamo anche dobbiamo tutto, abbiamo dovuto toglierci le scarpe entrare qui dentro mi raccomando in, in religioso, silenzio, religioso silenzio perché abbiamo qui un'altra volta il piacere di riavere, di parlare di dialogare con quella che io considero non solo io una delle figure storiche della musica europea, mi dispiace ma la verità anche se può sembrare strano è tornato con noi, è un gran piacere di avere con noi ed è una, uh, un gran piacere di poterci dialogare e riparlare dopo tanti anni. Perché, in effetti, l'ultima intervista risale a quel 2014-2013, non mi ricordo più. In effetti, sì, siamo lì. Uh, vabbè, taglio tutto. È con noi di nuovo Simon Balestrazzi. Simon. Quanto tempo è passato letteralmente? Veramente troppo. Troppo tempo. Noi dovremmo, eh, queste sono quelle piacevoli abitudini che dovremmo prendere magari, cercare di farle, magari avrei dovuto mantenere un pochino di costanza anche queste cose, per colpa mia che mi sono lasciato andare a 50.000 interviste e quindi alla fine ho rischiato di, ehm, eh, per, ho perso un po' di vista quella che è un po' anche... La ricerca musicale, ma non solo la ricerca culturale, la ricerca in generale del pensiero. Perché, nel tuo caso specifico, aspetta che mi devo anche spostare perché non ti, non ti vedo in faccia ed è un problema questo. Perché poi alla fine non c'è gusto se non riusciamo a, ah, ecco qua, a dialogare vis-à-vis, -vis, come si vuol dire, Aiuto. Okay, meglio. Sì, infatti, dire di sì, perché sono di profilo. Poi non è che abbia questo gran profilo. Io sottoscritto, quindi figurati. Quindi, sai, ma allora anni sono passati. Di acqua sotto i ponti, altrettanto Abbiamo visto tutti quanti un periodo di cambiamento veramente importante. Per certi versi anche traumatico, eh, chi più, chi meno l'ha vissuta un pochettino un pochettino così, un pochettino così. Allora, io ci eravamo lasciati in un'altra epoca, ormai potremmo dire. Precisamente un'altra epoca. Un'altra epoca, ci eravamo lasciati in un'altra epoca, parlando della musica, delle tue produzioni e del tuo rapporto con l'evoluzione negativa della musica e della cultura musicale generale. Ora, allora, questa botta. Non vorrei dire di vita, questa botta di storia ci ha riportato molte cose, cioè ci ha ridato molte cose, ce ne ha tolte altre e ci ha reso in qualche modo più consapevoli di certe, di certe altre. Ora, intanto, per cominciare, ti chiederei, insomma, se voglio raccontare un po'. Come va questi ultimi anni una sintesi, poi iniziamo ad affrontare gli argomenti nello specifico perché ho delle, de, de, delle domande molto scomode e molto, okay. molto, molto concrete per te, perché comunque sia tu, sì, sei una persona che è eh, abituata comunque a ricercare, ad approfondire e a non accettare compromessi, e questa è una bella cosa. Facciamoci una, una chiacchierata sugli ultimi anni: Vabbè, è stata difficile, abbiamo lavorato, acquisito, trasformato. Abbiamo dovuto mangiare un po' la polvere per certe cose, è stato complicato. Ma sono stati anni di caos e di stasi, nel senso che sono cambiate tantissime cose. E I cambiamenti che erano in atto già da diversi anni hanno subito un'accelerazione incredibile in tutti i campi, non solo in campo culturale. Per la musica in particolare sono cambiate quasi tutte le regole del gioco. Ciao. Per un amante poi della musica registrata come me è letteralmente cambiato il mondo, nel senso che è proprio cambiato il paradigma di tipo di fruizione, dell'interesse che c'è intorno alla musica registrata. Sono cambiate tante cose, è difficile dire se saranno cambiamenti totalmente negativi, io voglio essere un minimo ottimista. Certo che non si riesce a vedere con chiarezza quali potranno essere gli sviluppi. La percezione generale è che si vada verso un periodo di caos totale in cui la musica diventa molto marginale, soprattutto quella che è musica di ricerca non allineata. Il rischio è quello, poi è ovvio che ci sono tantissime sacche di resistenza, il fatto che si sia tutto parcellizzato in giro per il pianeta rende tutto da un lato più divertente, ma dall'altro non è detto che lo renda più creativo. Eh, lo rende semplicemente rende il pianeta pieno di micro isole autoreferenziali, almeno dal mio punto di osservazione che essendo rimasto relegato qua in Sardegna tra Covid e altri eventi è sicuramente limitato. Certamente. Eh, anche durante gli ultimi concerti in giro per l'Europa la sensazione generale è quella. Sempre meno pubblico, anche se pubblico sempre più specializzato. Eh, delle piccole riserve indiane, insomma. Sì, piccole riserve indiane e per certi versi anche delle, come si può dire, uh, delle... Spazi di sopravvivenza, perché in effetti qualcuno ci ha uh, costretto a ritagliarci degli spazi di sopravvivenza per cercare comunque sia sì, di non essere sommersi da, da questo genere di enorme dittatura del pensiero unico, ma no, sì, ma non è solo quello, è eh. il fatto è che la musica non è più comunque identitaria per le nuove generazioni, quindi già manca un ricambio generazionale. Uh, a me fa molta impressione quando vado in giro a suonare, quando andavo in giro a suonare, ultimamente ho suonato solo qua sull'isola, eh, di vedere comunque un pubblico mediamente anziano, difficile vedere tra il pubblico persone sotto i 35, cosa che non era mai successa, fino a pochi anni prima il mio pubblico aveva meno della metà dei miei anni, invece adesso è cambiato radicalmente anche quello. Dove porterà tutto questo non lo so. La cosa che inquieta è vedere nelle giovani generazioni poco interesse per, per la musica, nel senso che non che non venga fruita, ma viene fruita in un modo totalmente inconsapevole o comunque diverso da quello che era prima. Non solo non più una questione identitaria, ma anche... Un ascolto randomizzato senza particolare interesse per quello che si sta effettivamente ascoltando, a parte i grossi successi planetari, chiaramente. Sì, ma non solo quello. Eh, ed è prima la cosa dell'argomento intermo, l'argomento diciamo così, un attimo più approfonditamente, cioè soltanto la Non soltanto la virtualizzazione dell'ascolto dell e della produzione musicale, ma anche letteralmente l'appiattimento del gusto. per Il semplice fatto che alla fine. Ehm, il cambiamento di supporti, il cellulare, il tablet, cioè tutto quanto, ha appiattito anche la profondità dell'ascolto, quindi non c'è più neanche quella ricerca eh, dell'appiattimento del, della profondità del, dell'elaborazione, comunque di un suono elaborato, di una produzione elaborata. Ah, quello, assolutamente, ma era un fenomeno già, già in atto da tempo che si è proprio radicalizzato. Ma d'altra parte, si ascolti anche produzioni major puoi notare sicuramente che la qualità del suono si è abbassata. Molti prodotti commerciali vengono registrati e masterizzati per essere fruiti meglio su un cellulare o su un apparecchio di piccole dimensioni e a bassa fedeltà. Stava già succedendo prima, eh? certo. Già quanto 15-16 anni fa mi è capitato di sentire masterizzazioni di prodotti commerciali che suonavano meglio su un radione scassato che su un impianto hi-fi. Il problema è che adesso Vero. un impianto hi-fi non ce l'ha quasi più nessuno. Quindi tra tecnologia uh, sempre più avanzate a disposizione di tutti. Usata tipo black box, ovvero senza conoscenze specifiche, quindi tutti i preset, tutti i programmi che si autoallineano automaticamente sul tipo di suono più fruibile porta a un appiattimento della qualità sonora che a volte si porta dietro il gusto nel senso che se sei abituato ormai a sentire da quando sei nato voce, batteria e cassa e poco altro poi è alla vero. fine non riesci più a percepire la qualità o la raffinatezza di certe cose e si perde il gusto per la musica Sì, è vero, si perde il gusto si perde, eh, si perde sicuramente la profondità quello che mi chiedo io è, si può sopravvivere a questa, uh, a, questa, um, a questa sottrazione di gusto, a questa sottrazione di sensibilità nei confronti della musica? C'è uh, uno strumento, ecco, una possibilità di liberazione dal punto di vista dell'ascolto, dell'apprezzamento? Dell Ci possiamo, insomma, chi, magari è più giovane di noi, sta vivendo questo appiattimento? Cioè, ha ah, a disposizione delle risorse per potersi emendare, per potersi salvare da questo appietimento? Quello sicuramente, ma sono scelte sempre più individuali. Quello è assolutamente possibile. La tecnologia che abbiamo a disposizione ora ci permetterebbe di avere una qualità sonora media e ce l'ha permesso, molto più alta rispetto a prima. Cioè, in circuiti indipendenti come il nostro... Quando ho iniziato, a inizio, inizio, anzi fino agli anni 70, più che inizio agli anni 80, i mezzi a disposizione erano veramente scadenti di recupero, eppure si lavorava al massimo per ottenere un risultato buono come qualità, oltre che artistica, ma proprio della qualità del suono. Ora come ora, con un computer qualsiasi, potresti avere delle qualità molto elevate. Hai a disposizione con pochi euro quello che una volta ti costava centinaia di migliaia di euro. Di lire. Una volta le, sì. le, le lire. Le lire, che sì. nostalgia. Questo banco piccolino digitale che vedi qua, sì. l'equivalente di questo di vent'anni fa sarebbe costato come minimo un centinaio di milioni. Vero, di vero. Verissimo. Verissimo. Eh sì, il problema è che c'è chi dice che l'eccessiva disponibilità di mezzi, eh, appiattisca un po' anche diciamo così, la produzione, e anche il talento. Assolutamente io... d'accordo. Io non sono molto d'accordo, ti dico no, la verità. Io sì. eh, io siamo sempre sì, no. primo, primo contrasto della puntata <ride> <vabbè>. <ride> perché alla fine quello, quello che secondo me, su cui secondo me bisogna lavorare, poi ovviamente se si d'accordo con me, ben venga, è, è sulla qualità delle idee. Perché vedi, prego. No, sicuramente, però sono due cose che viaggiano su due binari separati nel senso che il tipo di macchine che abbiamo a disposizione ora ti portano, se utilizzate alla ricerca della qualità, a cercare un tipo di perfezione non naturale e non interessante. Anche il fatto che molti ormai mixino, registrino, o montino, editino con gli occhi anziché con le orecchie, ti porta a un tipo di lavoro molto diverso e qualitativ qualitativamente non comparabile al lavoro che c'era lavorando solo con le orecchie e con macchine meno evolute. Quindi da un certo punto di vista secondo me è vero che può portare a un appiattimento. O anche il fatto che, non so se ci hai mai fatto caso, ma il mercato dei preset è il mercato che tira di più in campo digitale. Cioè, ormai si vendono quasi più preset che, che strumenti. Gli strumenti sono magari imitazioni digitali di vecchie macchine, però quello che vende principalmente sono i preset. I processori sono ormai delle black box. Non, non devi neanche più imparare a usare un compressore. <coughs> Basta che azzecchi il preset giusto. Questo è una, un cazzotto nei confronti di quelli che magari si comprano i sintetizzatori o la groove box eh, di un certo tipo, magari sono convinti di poter, fare, di poter spaccare il mondo e <ride> vengono appiattiti, come il sottoscritto, per esempio, che ha fatto un bisogno di investimento in, in tecnologia musicale per cercare di divertirsi. Apro una parentesi: mentre parliamo, c'è in, in sottofondo, nello screen nel computer del, del nostro Balestrazzi, un quartiere animato che oserei dire inquietante. Lo potresti abbassare per favore? che mi distrae, mi, 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 rende, mi, mi disturba dal punto di vista proprio a livello concettuale. Che tra l'altro è una cosa. Abbassalo per favore. Che, per favore è il mio mi... salva schermo. Sì, è, un, eh, ma è una cosa che, che trovo inquietante. Per è prefiro... è un'animazione che ho sonorizzato qualche anno fa. Poi ce ne parli magari. L'ho con... uso come salva schermo. Che poi ce ne parli, che sarebbe interessante. Che se... Il tema è Me tema... meglio così. Ah sì, ti ringrazio, più rilassante, veramente ne parliamo perché è veramente inquietante quella cosa, perché riporta molto anche ricerche che, di cui vi ho parlato anche in radio per certe volte che non riguarda che fare la storia remota dell'umanità, quindi è una cosa molto interessante. Tornando a noi, tornando a noi quindi è un rischio quello tecnologico. Secondo me c'è un rischio anche peggiore, però, ed è quello legato al fatto che ci stiamo avvicinando pericolosamente. Questo è il secondo tema, che poi, poi, se vuoi, possiamo iniziare a impostare anche il discorso live, perché forse riusciamo anche a manipolare qualcosina live oggi per il piacere dei nostri ascoltatori c'è il rischio anche di finire nel, nella dittatura del politica, politicamente corretto se è vero che l'appiattimento tecnologico ci sta dando dei grossi problemi è altrettanto vero che dopo due anni in questa parte stiamo assistendo a un restringimento della libertà di pensiero non indifferente e questo non è affatto bello mm, assolutamente no però è, è in atto e è, è difficile fermarlo eh, bisogna combatterlo, in qualche <coughs> modo secondo te abbiamo prego Osno deve <coughs> scriversi la voce giustamente Prego, tutto a posto? Ok, perfetto, possiamo continuare. Stavo dicendo, questa appiattimento è molto pericoloso. Ora, abbiamo strumenti però per combattere questa appiattimento in qualche modo? Non lo so, probabilmente sì, bisogna individuarli volta per volta. Tu ne hai è individuato qualcuno? Sinceramente no, se non resistere alle esagerazioni, perché si stanno raggiungendo dei livelli di censura retroattiva. Che rischiano di essere semplicemente ridicoli. Beh, sì, ehm, per i confronti del cinema, sicuramente. Sì, applicati in campo culturale si raggiunge proprio il ridicolo, si perde il senso della storia, che è un po' il problema anche di questi tempi. Cioè, è tutto presente, tutto disponibile in rete, e nessuno delle giovani generazioni, tornando alle giovani generazioni, sa più in quale periodo della storia dell'umanità. Fa riferimento a quel prodotto culturale. Chiaro, vero, verissimo. Si perde la prospettiva. Eh, ma il compito, il compito di persone come noi, per esempio, è quello di cercare di mantenere questa differenza, questa capacità di poter distinguere anche gli elementi di, di prodotti anche culturali e dare la loro dimensione anche storica e eh, cercare di, di fare il più possibile. Che è caduto qualcosa, c'è stato un incidente in studio. È il nostro compito questo, quindi ce ne vogliamo prendere carico o secondo te è meglio lasciar perdere? Non lo so, la tendenza mia sarebbe quella di lasciar perdere perché la vedo una battaglia veramente improbabile, però uno ci prova sempre. E eh beh, altrimenti che, che, che ci stiamo deve, a fare? Il suo piccolo ci deve provare, credo sia un che dovere quasi morale. Mi sembra oh, giusto che ci stiamo a fare, altrimenti noi, noi cioè, nel caso tuo artista totale nel mio caso, semplicemente divulgatore perché questo posso fare più che altro, quindi... Sembra una cosa buona. Comunque, prima di andare diciamo così, alla seconda parte della nostra chiacchierata e affrontare le, le prospettive storiche, anche perché volevo parlare un po' della tua esperienza di produttore. Perché non abbiamo parlato di questa cosa in quegli anni, quindi sarebbe stato carino anche fare un pochettino di. Cioè, tornare un po' indietro e parlare di questa esperienza della produzione. Ce la facciamo a organizzare una cosa, diciamo così, di suono? Posso, abbiamo... posso, posso provare? Proviamo, ah sì, facciamo un tentativo mi devi dare il tempo. Ovviamente sì, ci diamo il tempo, tu, eh, tu, ti puoi eh. allontanare il microfono e organizzare, nel frattempo magari mettiamoci, cioè mettiamo in se, beh, no, se devi organizzare organizza, io intanto ho tra la registrazione così magari sì, possiamo andare no, direttamente mi, al... Interrompi sì. Bene, siamo in una situazione direi più che, più che ottimale, perché abbiamo la simulista Becker un microfono, un'attrezzatura... Storica del nostro mitico uh, Simon Balestrazzi che ci regalerà un paio di set live di piccola, di durata piccola, però abbastanza intensi, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista stilistico. Quindi, sono due piccoli regali che facciamo agli ascoltatori di Re Ascolto Live, agli ascoltatori eh, della trasmissione e in generale agli amanti della musica elettronica sperimentale, perché comunque sia, questo è una, un, un processo di ricerca. Prima di cominciare, ci vuoi dire qualcosa su questo set? Uh, gira il microfono, che ce lo dici, poi magari <ride> ti lasciamo alla. Prego. Guarda che è completamente improvvisato con... Uh... Strumenti che non uso da almeno 6 o 7 anni, ah, sono qua in giro per lo studio perché li stavo spostando. <ride> Magnifico. Anche perché come hai potuto vedere, sì, sì, la sì, sala sì. di registrazione è ancora un cantiere. Bello, bello. In sì. questo spazio provvisorio ci passa la roba che esce dagli scatoloni o che viene spostata. Vabbè, è un momento di transizione, ma ci piace perché il momento di transizione. Ult gli ultimi mesi, anzi gli ultimi anni, sono stati dedicati a Dream Weapon Ritual, certo. al mio Poi, poi, ne, parliamo, che... poi ne parliamo. Parliamo con calma perché è giusto, è giusto parlare dei progetti. Comunque, adesso lasciamo l'impro di Simon Balestrazzi, qui a uh, non conforme sono di mezzanotte, abbassiamo i microfoni e lasciamo libertà d'azione all'autore qua alla grande. Buon ascolto. Bello, 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 niente da fare. Bello, breve e intenso. Una, cosa, una di quelle cose che ti, eh, ti, ti, restano, ti restano in testa. Oh, tutto improvvisato, eh? Lo garantisco. Siamo improvvisato. Ha sì. improvvisato il set, proprio. <ride> va benissimo così. Va. Va beh, si riconosce il genio musicale, Simon. Non è che, cioè, questo è il, puro, il genio musicale, l'esperienza che parla, non c'è poco da fare. Quindi, <coughs> quindi non, non, ci si può, non, non ci si può esimere dal riconoscerlo. Ci mancherebbe altro. E parlando di eh, genio ed esperienza, vorrei fare un salto indietro. Tanto grazie mille per questa improvvisazione, magari se ce la facciamo, ne facciamo anche un'altra. Uh, sempre che non ci mandi via calci dal, dallo studio, eh, <ride> Magari: detto, Basta fuori dalle valle, stavo dicendo, allora, Torre. Facciamo un passo indietro. Allora, tu hai anche intrapreso um, uh, il rimarchevole complico di cercare di produrre anche degli artisti e di dare insomma, spazio a delle esperienze di, di creazione particolare. L'esperienza in questione è quella della Azot. Uh, azot Music mi pare che si chiamasse una cosa del genere, no? Azot, azot e Basket. Chiedo scusa, però in effetti non ho avuto mai l'occasione di chiederti un pochettino di questa esperienza che hai messo e conclusa. però adesso visto che ci siamo, parliamo un pochettino, facciamo un salto indietro, Però c'è un pochettino di Azot. Che esperienza è stata, come è iniziata, come è finita? Ma, guarda, Azot eh, è stata congelata perché in questo momento produrre eh, CD è veramente faticoso. Calcolando che io poi. Non amo particolarmente fare vinili in questa epoca, la, ritrovo, la trovo una cosa veramente retro e di dubbio gusto. Addirittura? Sì, non tanto perché i vinili non siano belli, ne ho ancora diverse migliaia, li ho sempre comprati, non è quello il problema: il problema è che è un supporto inadeguato a certe frequenze, a un certo tipo di suono da una compressione di un certo tipo. Molta della mia musica recente uscita in vinile, sono stato costretto a far fare mastering molto punitivi per evitare che molto semplicemente la testina non saltasse. Ah, yeah. E beh, se usi una bassa frequenza intorno ai 60, aperte in stereo puntina salta. Eh sì, direi proprio di sì, è un problema quello. Eh, no, a parte quello ti, ti dicevo, è stata sì. un'esperienza breve ed era più che altro un modo per me per chiamarmi fuori dal, dal solito gioco di cercare etichette, liste d'attesa anche perché si produce molta musica da parecchi anni a questa parte, veramente troppa, si è perso ogni filtro. Quindi inizialmente è nata semplicemente come una mia etichetta personale per far uscire nell'immediato quello che mi andava che uscisse senza pretese di distribuzione o cose del genere. Poi in realtà ho prodotto anche progetti non solo miei in solo e anche qualcosa di, di altri, anche se poca roba. Ma principalmente era pensato come uno sfogo per, per le mie uscite che avevano bisogno di, di immediatezza e che non, a, non avevano bisogno di essere veicolate in canali più tradizionali. Poi in realtà non è neppure la prima etichetta che ho avuto, la mia prima etichetta, la Steco Records, risale al 1983. E vabbè. <ride> rimandiamo l'altra intervista che è quella che è nel canale perché sennò poi se no rischiamo di, di tornare troppo niente nel tempo c'è un'altra intervista nel canale YouTube potete andare a vedere tranquillamente lì sentire perché sennò poi è pezzo di storia fa... quindi in pratica cioè, però Azote è una cosa più moderna più, più, più in linea con la tendenza di quel decennio che va da parliamo del 2014-2020 più o meno no, per no, molto meno. È iniziata molto dopo come esperienza. 2016 se non sbaglio. Eh, mi sembra mm. sì, 2016 o 17 mm, mm, mm. Quindi è stata un'esperienza diciamo, che si è articolata mm. nell'arco di due anni, tre anni. Sì, Ma sai, mi è sempre piaciuto dare un senso artigianale alle mie cose, nel senso portarle da, dal momento creativo fino alla commercializzazione in piccoli quantitativi, una cosa che ho sempre fatto nel tempo. Uh, L'ho fatto con una collana che era Magic with Tears, che usciva uh, con, per Ticon Zero. L'ho fatto in passato per cose legate all'Events Gate dei Kirlian Camera. Mm, è una cosa che mi è sempre piaciuta fare. E non è detto che non lo faccia ancora. Eh. Magari edizioni limitatissime, in confezioni magari non standard. È qualcosa che mi sentirei ancora di fare quando magari avrò più tempo e più tranquillità. Perché no? Se una volta finiti i lavori dello studio, <ride> sarà tutto bello all'istituto e eh? sarà bello magari dare seguito alle esperienze di produzione, di, insomma, di supporto anche ad artisti mm -hmm. perché comunque ci sono. Ancora artisti che hanno voglia comunque di sperimentare, di fare della ricerca che non sia banale, copia e incolla o come hai detto tu, scaricamento di preset su di preset magari. Mm, certo. Quindi, ancora gente che ha voglia di produrre, c'è. Cioè, ma e, vedi, sì, a prego. Me in realtà, è una cosa che piaceva molto e che piacerebbe ancora, ma è un'altra un attività, un'altra figura che sta scomparendo è quella della produzione artistica in studio. Vero. Ormai quasi più nessuno vuole un produttore, pensano tutti di poter fare tutto quanto da soli e qualche volta può essere molto divertente, molto creativo e portare buoni risultati, ma tante volte porta a emerite schifezze, nel senso che quando ti manca una, una mente terza che riesce a... Individuare, ad aiutarti a realizzare le tue idee a volte può, essere, può portare a risultati drammatici. Torniamo all'inizio della nostra chiacchierata a proposito della produzione musicale e della disponibilità di tecnologia: c'è il ragazzo davanti al suo PC con il suo bel editor musicale che mixa le sue basi, e magari c'è quello che fa i testi. Parliamo per esempio del fenomeno più comune che è quello della musica rap, musica trap che è arrivata a tonnellate in questi ultimi tre anni. no? C'è il ragazzo con il suo bel PC. Si fa le basi, il tipo che ci repa sopra, sono solo loro due. Finito lì, eh, e non c'è, diciamo così, un, un filtro come l'hai chiamato tu, come l'hai definito S tu. S sì, un filtro a volte molto utile. Tra parentesi, visto che stiamo parlando di rap e hip hop, eh, le esperienze americane importanti ci parlano anche di signori produttori, di materiale che viene passato. Eh, per varie mani e per studi importanti, insomma è un po' sottovalutare la realtà pensare di potersela cavare sempre davanti a un PC o a una CAI con un microfono. Poi c'è chi, chi ci è riuscito, eh, per carità, uh, ma non tutti sono geni no. e non tutti hanno le conoscenze tecniche o l'esperienza o la determinazione semplicemente per... Uh, portare a casa un risultato interessante. Beh sì, in effetti è vero, Le, come parlavi tu delle grandi esperienze del rap dell'hip degli anni 80, se non sbaglio, se non ricordo male, uno dei grandi produttori degli sì. anni 80 che era Rick Rubin, se non sbaglio, ha prodotto sì, Beastie Boys, sì, eh, quindi ci sto per tornare ambito rap. Cari ragazzi che ascoltate, andatevi ad ascoltare i vecchi successi di hip sì. e rap anni 80, che fa tanto bene alla salute, e fa capire insomma cosa significa produrre il rap, eh, lo producevano come dicevi tu, con mezzi sì, sì, sì. molto più grezzi, tra virgolette, tecnologicamente sì, parlando. Assolutamente, poi però il materiale veniva anche trattato in una maniera, tra virgolette, è un termine che so che può suonare brutto, ma professionale, e <ride> da professionisti. Senza dubbio, perché... che non era semplicemente una KMPC. Passato su computer, e via, pronto da pubblicare. Che è un Insomma, campionatore. È la... Vorrei che il mm. per che magari non sa il campionatore: un campionatore cioè prende i campioni eh. musicali e li, li riproduce in sequenza secondo come tu pigi i pulsanti, perché magari non tutti sanno così. Per carità, ah, no. Certo. Facevo certo. giusto una piccola, piccola didascalia, eh. eh, mettiamola così. Anche adesso, cioè, produzioni di ambito vagamente hip hop. Per esempio, sto pensando a, a certo grime inglese. Eh, ci sono produzioni eccellenti, tipo mi viene in mente così, a prima botta l'ultimo album di Little Sims, dove la produzione è sicuramente di serie A, non una cosa bozzata in casa. Poi, ripeto, ci sta anche lavorare in casa, può portare a ottimi risultati. Molti gruppi che fanno ricerca hanno sempre lavorato in casa, quindi lavorando... Su tempi lunghi e sopperendo alla povertà tecnica con idee e molto tempo a disposizione per elaborare suoni. Verissimo. Ma stiamo parlando sì. anche di campi diversi. Sì, sì, sì. Cioè, il, cavo, il caso più eclatante è quello del famoso The Weeknd: un personaggio che praticamente si è fatto a casa, tutto quanto a casa, base, tutto quanto, è diventato una specie di star mondiale. Mm. Lavorano solo sul web con le sue cose quindi. Sì, sì, sì. No. Cioè, diciamo che c'è spazio per tutto e per tutti, però quello spazio va conquistato. Devi sgomitare, mettiamola così. E cioè... Ci, ci vogliono idee e tanto lavoro. Verissimo, su questo non ci piove, concordo pienamente, per carità. Come ci vogliono anche insomma, idee e voglia per portare avanti i progetti di gruppo, perché anche la band, il gruppo, condividere qualcosa a livello musicale, a livello personale con altre persone incoraggia e incrementa la creatività e tu hai fatto anche questo, l'hai fatto per una lunga 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 parte della tua carriera lunga lunga ancora di più perché non si è ancora terminata quindi figurati ancora più sì mi auguro che non sia ancora terminata no no tempo. ma non lo è quindi non vedo il problema anzi secondo me andrà avanti ancora per un bel po' lunga ancora lunga 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 non abbiamo fretta possiamo andare avanti tranquillamente quindi e tra l'altro lunga e tra l'altro si è anche articolata in questi ultimi anni e questo è ancora meglio per cui abbiamo eh, prima di iniziare questa intervista mi stavi accennando di Dream Weapon Ritual che è un tuo progetto, di un altro, sì. progetto, un altro progetto di band che stai portando avanti, uh, attualmente con quanti progetti collabori? Uh, attivi, veramente attivi in questo momento Dream Weapon Ritual? Uno, perfetto. Uh, sì, che è un trio, era un duo, esiste da anni ormai. Credo festeggiamo il decennio. Ah, forse ehm. l'abbiamo la, anche già festeggiato. Oh, che bello! Non mi ricordo: bello, bello, bello. era il mio duo con Monica Serra, ex cantante anche lei di Tac, eh, a cui si è aggiunto due anni fa. Si è aggiunta due anni fa Laura Farneti. Bello. E eh, in pratica è appena uscito, ma tipo una settimana fa, il, il nuovo album eh, in trio, mm. eh, il primo in trio. Eh, abbiamo fatto anche le prime uscite live. Bellissimo, naturalmente però insomma, però... lo segno perché poi faremo la puntata apposta per voi tre. Perché bisogna riunire tutti e tre. Quindi Beh, quello che vedi dietro di te sono i loro due set. Perché stiamo provando qua. Ah, è, tut è tutto smontato. Bellissimo. Qua in questo momento stiamo provando. Bellissimo. Quindi quanto prima, la prossima sessione, mi avvisi. Vengo qua. Intervista generale a. Dreamweb on Ritter, così conosciamo tutto il progetto, che è bellissimo. E poi perché... l'altra band che in questo momento è dormiente per motivi mm -hmm. anche logistici e geografici è che è un trio con uh, due ragazzi toscani, con Nicola Quiriconi, ex Vip uh, Cancro, e con Paolo Monti, uh, che è meglio conosciuto come Vestar Pillow. Mm. E con loro abbiamo fatto molti concerti all'estero, oltre che in Italia, siamo già al terzo album, un quarto al momento congelato perché poi è stato fatto in epoca Covid, eh, alla fine ce la siamo presa comoda, non c'era tutta questa urgenza di uscirlo e c'erano tutte le label ingolfate quindi forse alla fine uscirà su dissipazio alla fine di, di quest'anno, però questo è un progetto che riprenderà sicuramente. Poi ci sono quelli ibernati che sono al momento almeno altri tre o quattro progetti. Beh, ne poi... abbiamo, ne abbiamo la buona voglia. Sì, forse che... Tutti i progetti che hanno già prodotto un paio di lavori, però si esatto. sono fermati o per i troppi impegni, o per il Covid, o per esaurimento energie. Più o meno temporanea. Immagino, 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 immagino. Eh, assolutamente. E, domanda scema. Un bel giorno anche TAC potrebbe rivedere la luce? Non lo so. Non sono così motivato. Me lo chiedono in tanti. <ride> ah, ecco. Soprattutto per i live. Di sicuro se volessi riprendere un'attività live tranquilla, sicura, con molte date, dovrei riformare TAC. In questo momento in cui sono tutti nostalgici e basta essere sopravvissuti per un tempo abbastanza lungo, quindi esserci come nel mio caso, dagli anni 80 perché tutti ti aprono le porte. Eh, oh. E a me, sinceramente, dà un po' fastidio. Ecco, perfetto. Vabbè, oh, perché è un pezzo di storia, perché no? Scusa. Beh, eh, perché bello. certe cose del passato, se non ci sono idee nuove, è meglio che rimangano nel passato: cioè se avessi delle idee che si integrano in quello che era il progetto Tac. Lo potrei riformarlo in qualsiasi istante. Però, magari, per esempio, mi piacerebbe avere qualcuno dei membri originali per non essere, sai, la solita woman band ah, sì. che si riforma <ride> ci sta, ci dopo sta. tanto tempo. Ah, basta basta cercare. Oddio, spero che no, tutti i Siamo tutti collocati in diversi posti del dello, mondo, del mondo. Ah, proprio siamo... sì, a parte Monica, Serra, che vive qua in Sardegna, sì, sì, che sì. è stata l'ultima cantante dell'ultima formazione gli altri sono sparsi per l'Emilia Romagna e Roma. Beh, almeno sono a tiro di aereo, non è che se ci vogliono dall'altra sì, parte del globo. Però non, uh, TAC non è mai stato uno di quei progetti da tenere a distanza e scambiarsi file, no, bisogna un no, po' no, di... No. Sì, 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 sì. Sono, credo anch'io... Di, di contatto umano, fisico sì, Io sì. Ripeto, ci fossero le idee per qualcosa che rientra in quello che era il vecchio concetto? Sì, perché no? Ma così solo per poter avere più concerti e eh, fare il giro da vecchia gloria, sinceramente passo. Ah, vecchia gloria, esagerato. Già... Un, la, la prospettiva di rimettere insieme una band per cercare di vivere un po' dei tempi dei grandi fasti, cioè... Non è un'operazione di nostalgia, semplicemente è quello di regalare emozioni no, alle persone. Lo è che... è. Eh. è un'operazione di nostalgia. Come sei perentorio? Oltre al fatto che nel 90% dei casi è una pura operazione economica per fare cassa, diciamocelo. Ma non è vero, non, è, non in tutti i casi, almeno. almeno nel tuo caso specifico, non credo. Comunque la, è la sì, voglia che... la cassa sarebbe molto ridotta. La cassetta, praticamente. La <ride> cassettina. <una> cassettina. <ride> non voleva essere così. Così cattiva assolutamente. Penso che ce ne sia anche del, del bello e del buono, assolutamente sì. Eh, oh, le, la prospettiva di rimettere insieme dei vecchi progetti, comunque sia, sì, di rimettere insieme delle vecchie realtà per poter anche magari. Boh, anche produrre e riuscire a tirare fuori qualche idea nuova, rovistando tra quelle vecchie, perché no? Che non è una cosa, non è una cosa malvagia. Io la penso così, per cui, detto da uno che ha iniziato in due, e ha finito da solo, quindi ha iniziato, aspetta, ha iniziato in due, progetto musicale, ha finito da solo, ha iniziato in tre, in progetto radiofonico, l'ha finito da solo, con collaboratori, però, per carità, perché comunque ci sono validissimi collaboratori che purtroppo a distanza collaborano a questa bella avventura che redescotto live. Quindi, da questo punto di vista li possiamo seguire tranquillamente. Però io adesso ti chiederei se è possibile avere un altro pezzettino, là, piccolino, piccolino. Bene. E poi andiamo a... Mi devo inventare un altro set. Va bene, allora posso... diamo spazio, spazio all'autore, al sier del suono qua per dare le... Sì, mi devo inventare un altro set. Sì, pezzetto. sì, intanto aspettiamo e nel frattempo... Eh, diciamo, aspettiamo. Eccoci qua, quindi un altro piccolo live set, un altro piccolo regalo da parte del nostro, <coughs> scusate, <coughs> del nostro Sire del Suono, Simon Balestra, Sire dei Mi piace questo, e eh, riverenza, eh, cioè, river, river, eh, vabbè sì, ris eh, chiamiamolo rispetto, apprezzamento, riverenza, ma è sta quello che... Voglio, Siamo arrivati comunque sì, a un altro live set. Eh, che Simon Balestrati ci regala oggi. Quindi puntata molto bella, molto ricca per ricominciare a parlare di musica. Non conforme, suona di mezzanotte. Ascoltatela di notte. Questa puntata che fa molta atmosfera, quindi è molto bella. Comunque molto live set. Adesso lasciamo la, la parola agli strumenti e poi torniamo a dialogare con il nostro. Bello, 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 un cinguettio proprio, interminabile di, di bellissimo. Mi è venuta questa vena così. Ma eh, sì, è naturale, eh, bella. Esotica. Eh? Sì, esotica, poi in ci sta sempre bene, quindi anche col caldo cinguettino la sta stagione. D'altra parte quando hai per le mani una calimba la finisci sempre così. Sì, è vero, eh, là, là, perché non lo, non lo potete vedere, per cui sul banco del, dell'artista c'è una calimba, un bellissimo strumento musicale tradizionale portato la, la fama dal mitico Tony Esposito, carimba del Luna, vabbè, bla bla bla. Benissimo, questo è stato un altro bellissimo regalo per noi qua oggi. Bene Simon, mm, abbiamoci un pochettino verso la conclusione di questa chiacchierata. Intanto siamo mai stabilmente, abbiamo capito che comunque sia questo progetto Dream Ritual sta andando avanti, lo stai portando anche in giro, anche in Sardegna, soprattutto perché hai suonato sì, quando per, è stato... Per il momento in Sardegna? Sì, sì, sì. sì. Eh, qualche settimana fa, un mese fa. A Palazzo Siotto, prossimamente all'Uliveto Sinergico, e poi vediamo se a fine estate riusciamo a partire per un tour più consistente. Perché no? Cioè, Adesso, dopo che è uscito il disco, magari è che ora che il Covid. Sta lasciando un po' più respiro, non tanto in questo istante, ma ha lasciato più respiro alla rinascita di un po' di club che sono sì. rimasti chiusi per lungo tempo. Eh sì, eh, non parlare, è un argomento che ho trattato largamente in radio, per cui chi vuole. Sape, sa, sappiamo di cosa stiamo parlando, mettiamola così. Sì, diciamo che <coughs> chi in genere si organizza i concerti non può far altro che ripetere che più della metà dei posti che c'erano prima semplicemente non esiste più. Già. E non in Italia, stiamo parlando di tutta Europa. E fatevi due conti: due conti. Fatevi due conti. vabbè Sarebbe un lungo discorso da fare su questioni di carattere. Vabbè, le abbiamo fatte in altre trasmissioni, le facciamo in altre trasmissioni. Questa è un po' dedicata alla musica. Quindi, magari stiamo cercando, cerchiamo parliamo un pochettino di cose più concettuali, che forse è meglio. Tanto il, il discorso noi lo conosciamo già e sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi è già importante che comunque questo progetto ricominci a girare, che ricominciano a girare le persone, che le persone si vedano, si incontrano, ascoltino la musica, stiano insieme, è fondamentale, va benissimo così, quindi senza, se niente di più e niente di meno. A parte questo ovviamente, <coughs> quindi a parte questo lavoro, diciamo così, di eh, lavoro, questo piacere del portare avanti questo progetto poi tu hai tutto il tuo lavoro di produzione eccetera eccetera quindi collabori, fai, partecipi a ah, per esempio mi, avevi, mi stavi raccontando che stavi mh, insonorizzando una, un film di animazione che è fare che vedevamo no, prima no che ho, ho sonorizzato ah hai sonorizzato <coughs> ok quindi è quello <coughs> anche per... questo fa parte dei lavori pre-covid ok d'accordo quindi... era per la rassegna Quologi Oceano Interiore di Massafra vicino a Taranto Oh, di, cui, cosa... di cui sono quasi diventato ospite fisso da qualche anno <ride> sono quelle rassegne molto belle, concettuali. Ah, C'è l'interiore? Sono quei discorsi. Io non ci vado quasi mai queste rassegne. Perché per un motivo o per l'altro, o me le perdo o le trovo. Ahimè, sarò io grezzo, ma magari. Perdo, magari poi per c'è cose che le trovo, le trovo noiose e preferisco godermele individualmente. Queste cose, perché magari mm -hmm. se un dubbio, una voglia di approfondire un concetto, no, mi... io devo dire che mi diverto molto a sonorizzare dal vivo. No, perché in realtà, quello va benissimo perché la trova è una cosa bellissima, divertentissima tra l'altro. Molto sì, bella, assolutamente divertente. Per cui lì siamo d'accordissimo mm -hmm. con te. Magari poi il discorso che fanno, tutto concettuale perché attenzione perché il segno interiore del concetto. Va bene, d'accordo, hai studiato, abbiamo capito di quanto. Studiate anch'io, studiato anche lui, perfetto. Sarò io un po'. Cioè, avendo approfondito certi argomenti, questa ridondanza a volte mi sembra magari anche superflua. Se è meglio rinnovare, approfondire certi altri argomenti. So, Vabbè, io sarò ho l'abitudine da sempre che le pippe me le tengo per me. È un atteggiamento me, che condivido. Me, me l'elaboro per conto mio Almeno, senza dare noia a nessuno. No, beh, noia no, però bene o male. Quando trovi sterline offerte, magari un argomento interessante da trattare senza prendersi troppo sul serio, lo approfondisci, lo condividi perché va bene, per Assolut carità. Assolutamente, ci mancherebbe. Però poi per fare questo sfoggio di. Uh, però poi c'è anche. Cioè io ho sempre. E questo è un argomento che volevo anche. Una piccola. Un scambio di battute quindi per la, per la fine della nostra chiacchierata tenere sempre una mano sul cielo e un piede in terra capito? una mano rivolta al cielo e un piede a terra perché concreto e astratto devono sempre viaggiare di pari passo mm. mai troppo dell'uno mai troppo dell'altro, un equilibrio a me piace molto tenere le mani nel fango e impastare bello, sì, è una cosa molto sì, è un bel vaso ci viene fuori così, una, bella, una bella brocca di bella... Comunque, 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 allora intanto ti devo ringraziare non una ma cento volte per la tua infinita gentilezza perché ci hai regalato questi, questi attimi insomma, di sperimentazione musicale in questo live, in questa sì, televisione. Ho, ho fatto due cosine volanti aiutandomi principalmente con l'hooper perché avendo due mani e ma sì, neanche uno strumento pronto bene, non così. avevo molte altre chance. Non importa, è bello comunque, molto bello comunque, bellissimo anzi per cui cioè, mh, apprezzo tantissimo questo genere di... Di disponibilità, di gentilezza e di, di apertura alla condivisione musicale, per in questo caso poi è ancora più, ancora più apprezzabile. Benissimo, prima puntata di questa serie di Non Conforme, suoni di mezzanotte, ha avuto il piacere e per quanto mi riguarda anche l'onore di avere qua Simon Balestraz. Ricordiamo quindi chi volesse approfondire, molti magari lo conoscono, ci ascolta magari alcuni lo conoscono già. Chi vuole approfondire comunque il discorso? Musicale di Simon Balestrazzi, e conoscere questa, questo pezzo di storia della musica europea. Cioè abbiamo milioni di possibilità. Abbiamo, avrai un sito, una pagina su internet è pieno, immagino delle tue sì, 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 hai un canale. No, principalmente la mia roba è sparsa su Bandcamp ultimamente. Bandcamp, ho capito, quindi becchiamo Bandcamp. Anche per... Perché il mio sì? sito è abbandonato da tempo e non ho nessuna voglia di rimetterlo in piedi. Ho presente anch'io, il sito della radio è molato da mo', quindi ormai siamo abbandonati sui social. Quindi c'è la pagina di Bandcamp di Dreamweapon Ritual, o la tua personale? No, eh, quella di Azat. Azat, ah, ok. E poi i vari materiali per le etichette per cui sono usciti i vari dischi. Quindi Dreamweapon Ritual si trova su Boring Machine. Principalmente è soddisfazio. Ho capito, ho capito. Eh, ho capito. Beh, andremo ad ascoltare. Delle persone che ci ascoltano, badano ad ascoltare perché merita assolutamente una forma di sperimentazione musicale, quindi anche di ricerca. Nei suoni di Simon Balestrazzi, molti di voi potrebbero trovare delle parti interiori di sé che magari potrebbero risuonare con questo. Questa è la classica frase molto eh, interiore, olistica, perché vediamo l'olismo adesso. Una delle cose che ha fatto più danni in assoluto è stato l'olismo in questo periodo. La, la New Age rimasticata è fatta business. Mamma mia. Se cioè, c'è una cosa, vabbè, non so cosa ne pensi tu, però vabbè, questa Beh, è la mia opinione. Il pezzo per Kalimba poteva essere molto New Age. Basta, me ne vado. <ride> però, ho, ho un delta avvelenato con certe forme di olismo. Dopo ultimi, poi ti, in privato ti racconterò, ma adesso magari non è importante adesso. Intanto è importante ringraziare Simon Balestrazzi per questa sua uh, rinnovata presenza qua. Riascolto live in questa occasione di questa piccola miniserie che mischierà suoni, concetti, esperienze, persone. Perché ci fa piacere, tanto che comunque sia, quelle persone nella loro realtà Oltre che il suono nella loro, nella loro poesia, anche nella loro capacità di far risuonare le persone, le, le anime, anche possono arrivare qua a Rete live Quindi, questa è la prima puntata di Non Conforme Suoni di Mezzanotte con Simon Balestrazi. Ascoltatela di notte, perché magari fa molta atmosfera, oppure di giorno, insomma, quando volete. E continuate a seguirci sulla nostra piattaforma di Spreaker, sul nostro canale di YouTube. Crescete numerosi. Grazie e poi. Uh, seguite i nostri aggiornamenti uh, sulla pagina di Facebook detto questo, ringrazio ancora Simon Balestrazzi grazie a te no, grazie a te due volte, questa era Non Conforme suone di mezzanotte, alla prossima puntata ciao